Continuiamo questa trasmissione, parliamo dell'associazione Tata Matilde che a Caltagirone si trova in via Madonna della Via 78, che opera ormai da tanto tempo e che certamente dona tanti sorrisi, perché in ogni momento dell'anno, quindi quello che è il Natale, il Carnevale, Halloween, il Grest per l'estate, insomma tutto l'anno, 365 giorni l'anno, non si fermano mai, donano sorrisi e piacere e soprattutto un aiuto e un sostegno alle famiglie. Comincio così presentando le mie amiche, Viviana Fernando, presidente dell'associazione. Benvenuta e Valentina Calcagno, socia volontaria dell'associazione appunto Tata Matilda. Allora Viviana, io non voglio aggiungere niente, ho premesso perché so comunque che fate un'attività veramente ricchissima, siete sempre in viaggio, in sperimentazione, vi siete affidate a tante novità e in estate non vi fermate neanche il mese di agosto, magari il Grest termina, no? Voi invece siete sempre lì a pensare ai ragazzi e dare sempre qualcosa di nuovo. Allora, volendo un attimo riepilogare, Eh sì, com'è andata? benissimo, poi come dici tu non ci fermiamo mai, siamo tutto l'anno, estate, inverno, sempre aperti, sempre in attività. Devo dire che questo Grest è stato veramente ho concretizzato il mio sogno, diciamo, perché ancora c'è strada da fare, però è stata un'estate bellissima, veramente ricco di tante attività, di gente nuova, vecchi amici che sempre fedelissimi al Grest di Tata Matilda. Insomma, posso dire che abbiamo fatto tanto, tanto quest'estate, abbiamo fatto delle attività, che ti posso dire? Abbiamo fatto delle uscite, tante uscite, abbiamo fatto uscite in piscina, Fattoria fattorie, didattica. teatro, cinema. E poi attività interne. Ti posso dire che abbiamo fatto un'attività bellissima con i ragazzi universitari di Caltagirone, che sono, e qua ce l'ho scritto, guarda, sono Marco, Miriam, Pietro, Ernesto, Eleonora e Totò. Sono un gruppo di ragazzi che abbiamo conosciuti al Caltacomics, no? Sì. Che noi facciamo questo Caltacomics, che si dilettano a fare teatro. E ti posso assicurare che si sono presentati con Voglia, entusiasmo che coinvolge sì, certamente, che è quello che ci vuole in queste occasioni. con Alice in Wonderland, la parte gotica di Alice nei Paesi delle E Meraviglie. queste immagini Sì, sono. sono queste. Però non solo teatro, loro lavorano con i bambini, giocano tutto il tempo, abbiamo fatto almeno 3-4 ore di attività. E i bambini erano veramente meravigliati, Costumi erano pazzeschi, tra l'altro. sì, se li fanno loro, sono fatti proprio perfetti come nel film, sono degli artisti perché Ma poi infatti hanno qui si fatto vede anche le tutta. sale che avete, sono Questa delle sale veramente pazzesche con tu i lo sai vari. che Alice ce l'ha la stanza è la parte del film che dice del non compleanno e noi abbiamo fatto questo piccolo spuntino, vedi c'è il tronchetto del bosco con le candeline, veramente tante caramelle, Tra cioccolati, l'altro cose insomma. vere che si mangiano, i bambini infatti si divertono, anche ad Halloween mi ricordo caramelle, cioccolatini, mi avete offerto il tè, veramente siete forse una delle poche realtà che opera veramente così, perché è facile, ora non voglio ridurre nessuno, è giusto, però è facile mettere a disposizione quattro mura e badare ai bambini per dire le ore in cui i genitori magari sono impegnati in modi di lavoro, invece è bello anche vedere che la tua associazione, come altre certamente, in questo momento parlo della tua perché insomma, la conosco direttamente, ci sono appunto momenti come questi in cui c'è la possibilità di vivere proprio quasi una realtà, quasi un sogno nella realtà, no? Guarda, molta fatica, ti posso dire che molta fatica, non ti puoi fermare un attimo perché i bambini ti chiedono e tu devi dargli tutto quello che chiedono, perché sono pochi giorni dell'anno che loro possono essere liberi di fare, di creare, realizzare quello che vogliono fare, perché noi non imponiamo niente a nessuno, loro ci dicono quello che vogliono fare nella giornata, se è possibile lo facciamo, altrimenti cerchiamo di coinvolgerli nelle nostre attività. Ho avuto la fortuna, devo dire, la fortuna di incontrare una persona particolare, che dico io che nessun incontro è casuale, tutto ha un senso. O per un giorno, o per un'ora, o per tutta la vita tu trovi delle persone speciali, sempre, strada facendo. Io ti posso dire che c'ho a Valentina Calcagno, che è la socia volontaria, una delle ultime arrivate,
però ultime per dire, perché veramente mi ha dato una linfa, una energia speciale. In questo qua che abbiamo fatto con questi ragazzi che sono veramente sani, guarda, li guardo nel video e rimango, Esatto, ma sì, si vede l'entusiasmo e il perché coinvolgimento. sono felice, perché è una cosa che io non me l'aspettavo, questa risposta. Poi i bambini erano veramente coinvolti. Tu di solito vedi che i bambini sono indifferenti Esatto. o non vogliono fare le attività. Loro qua proprio venivano dietro a loro e facevano tutto quello che le dicevano, perché poi c'erano delle istruzioni, tanti passaggi da fare. E io dentro di me ho pensato, quando loro ci hanno presentato il progetto, io dico: mamma mia, speriamo che i bambini mi seguano. Ti posso assicurare che non li ho visti in tutta la mattina, sono stati tutto il tempo a fare Ma tutto quello che le si vede dalle dicevano. immagini che sono attenti. Sono Sì, dei sì. bravi Poi ragazzi, tutti universitari, veramente. Alcuni già hanno finito di studiare questo anno. la fortuna Guarda di che avere sono anche una carini. struttura molto grande dove insomma non ti fai mancare niente, hai tante sale, hai anche un bel parco fuori, quindi in estate vi divertite anche là, C'è la quindi insomma, pineta, sì, c'è esatto. la pineta, poi la città dei ragazzi è vista da tutti come il punto di Lo è riferimento sempre per tanti stato, lo è bambini. sempre stato, Per il esatto. momento penso che sta passando un momento di transizione, però penso che non, Ritornerà, almeno ce lo se auguriamo anche questa eh sì, struttura. per forza, perché è un Esatto. punto strategico. Poi i bambini hanno il verde, hanno le stanze per poter giocare, per poter realizzare tante attività. Abbiamo fatto, adesso stiamo facendo nel mese di agosto, stiamo progettando tutto sul teatro. Vogliamo fare, c'è Anna Cinzia, una volontaria che viene da Gran Michele, ci ha chiesto di collaborare con noi, è veramente speciale. Ci aiuterà a fare un po' di teatro con i bambini. Avete fatto anche un Vediamo. corso di inglese per i bambini, Corso di seppur. inglese abbiamo fatto, i bambini Corso dei quest'anno. dolci, com'era Abbiamo fatto anche il concorso il noi, concorso. il primo concorso di Cake Design, sì, qua a Caltagirone. Non sono attività che si fanno sempre, cioè Sì. sono particolari, novità, Abbiamo diciamo cominciato solo. con i Caltacomics, con il Cake Design, che abbiamo fatto il primo concorso a Caltagirone, e veramente soddisfatti. E poi abbiamo fatto un piccolo, come si dice, un corso anche nell'associazione. E adesso. Avete coinvolto anche le mamme, se non sbaglio, no? In qualche occasione, non mi ricordo in quale. Adesso stiamo, no, ci stiamo No, in organizzando. passato, mi dico, in passato, per dire sempre, insomma, che avete sempre sperimentato cose nuove, non vi fermate soltanto ai bambini. Guarda, io penso che strada facendo devi inventarti tutto, perché niente ti viene regalato. E ogni occasione è bella per inventare, per creare. E poi è contagioso perché loro sono gioia e ti portano Certo, gioia e ti sì. danno voglia. Guarda, là mi stavano stringendo, mi stavano ammazzando, Meno male ci ma che sono i erano bambini. felici, sì, Tra sono l'altro, veramente bambini di tutte le contenta. età, è vero? I bambini già che anche piccoli, hai anche una bambina di 2 anni più o meno, 3 anni, Sì, insomma, non c'è una dei 2 anni e sono. poi saliamo fino a 11 anni. Poi i bambini di 11 anni, guarda, maschietti, femmine, se. Creano loro il loro ambiente, il loro gioco e posso dire che si divertono. Infatti sono felici, tanti hanno chiamato gli amici, amici di amici e si sono fatti la comitiva. Mettiamo oggi erano pochi al pomeriggio e si guardavano. Allora abbiamo creato nel giardinetto una specie di bar e si sono serviti Salatè, gelato, loro hanno tè, patatine. Sì, patatine. hanno giocato a carte questi. Giochi da Questo tavola. significa insomma che c'è la disponibilità da parte vostra. Viviana, basta, hai parlato tanto. No, Io ti ho detto, scherzo. c'era anche Dopo ti ripasso la Valentina. parola per spiegare insomma le ultime, cioè insomma le prossime iniziative, così poi ci salutiamo, ricordiamo Ok. l'appuntamento insomma per i prossimi mesi. Però volevo a questo punto sentire Valentina. Anch'io la voglio Com'è sentire. nata questa tua insomma Collaborazione. collaborazione, esatto, non mi veniva il Allora, termine. intanto, vabbè, io ho scelto comunque di lavorare con l'infanzia, infatti mi sono appena laureata in scienze della formazione, Accidenti. proprio indirizzo educatore dell'infanzia. Comunque è nato per caso, perché io avevo mandato, dopo la laurea, avevo deciso di mandare un po' di curriculum a Caltagirone, però io abito anche vicino alla città dei ragazzi, non avevo mandato completamente il curriculum dato da Matilda. Questa è una cosa, quando.
Come diceva Viviana, le cose succede per caso. Niente succede per caso. Esatto. Una mattina proprio di lunedì mi sentivo ispirata, ho detto io voglio andarci a conoscere possibilmente se cercano qualcuno, magari hanno voglia di collaborare insieme, di fare qualcosa insieme, io do la mia disponibilità. E allora ci sono andata. E praticamente mi sono presentata, che comunque ancora sto studiando perché faccio anche un corso il pomeriggio, quindi sono anche impegnata. Nonostante sia ancora impegnata, io ho deciso di andare da loro. E mentre, dopo che sono arrivata, loro mi hanno detto, ti facciamo sapere. Esco dalla porta. Ti richiama. E Patrizia, che collabora anche con Tata Matilde, mi chiama, proprio io mi sento chiamata, avevo appena attraversato il marciapiede e mi sento chiamare Valentina, Valentina. E così è iniziato, sono arrivata, sono tornata e ho iniziato proprio a giocare con il bambino. Ma non ci conoscevamo. Completamente, mai visto. Mai, è stato così. Devo dire che sono contenta, studiando certamente ti avranno dato delle informazioni dicendo che tipi di ambienti, gli ambienti che si trovano, tu cosa hai trovato? Allora intanto... ad oggi, giusto? Sì, proprio come contesto, un contesto accogliente che dà la possibilità di creare, quindi creativo, che dà la possibilità ai bambini che sono là dentro di poter esprimersi. E non solamente di esprimersi, ma anche di poter tra di loro creare un clima collaborativo. Non ho visto mai un bambino giocare da solo, ma nonostante sono lasciati dei momenti in cui i bambini giocano da soli. Certo. Se i bambini comunque sono abituati a un clima competitivo, di solito succede che quando i bambini vengono lasciati da soli, esatto, si isolano, certo. Mentre io non ho mai visto bambini da soli che si isolavano, ma sempre insieme comunque si crea qualcosa di nuovo. Perché sono coinvolti, sì. Non sono lasciati là per dire aspettiamo che si fa l'ora per venire la mamma. Sì. Ed è quello che ho detto prima io, ma l'ho percepito e si vede, e quindi detto da te insomma posso sembrare di parte, in realtà no, non ho alcun motivo io di dirlo. Poi comunque realmente ci conosciamo da poco tempo, come ha detto, però io mi sono sentita là dentro proprio valorizzata, e questa cosa l'ho trovata, certo, negli ambienti che ho conosciuto, certo. Non solo valorizzata, ma in questo c'è stato da subito dialogo, e questo ha portato che comunque il confronto e quindi la possibilità di crescere insieme, esatto, perché in questo modo anche loro possono crescere sempre con l'ausilio di persone esterne, esperti esterni in altre cose, perché non bisogna mai chiudersi nel proprio cerchio, anzi voi siete sempre là alla ricerca di persone nuove. Grazie Valentina, non abbiamo molto tempo, per cui insomma credo che sia stato importante quello che è. Buon lavoro, in bocca al lupo per il tuo futuro. Allora Viviana, ricordiamo a cosa ci stiamo avvicinando adesso in questo periodo di agosto, poi a settembre, insomma cosa offre l'associazione? Noi stiamo andando, noi intanto non chiudiamo solo la settimana di Ferragosto per un bisogno proprio del riposo, ci vuole. E poi si continua tutto agosto, noi te l'ho cominciato, l'avevo detto, pensiamo di fare laboratorio teatrale, e poi insieme a Valentina stiamo organizzando anche l'angolo delle favole. Perché che succede? Sicuramente ad agosto diminuiscono un po' i bambini, certo, perché vanno tutti in ferie, certo, e hai la possibilità di poter, come si dice, stare più contatti, sì, vicini, sì, fare dei gruppetti dove, esatto, ognuno farà una storia. Certo, perché giustamente avere tanti bambini, averne un gruppo di 5-6 su cui potersi concentrare, certamente, certo, è più facile. Sì, 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 stiamo facendo questa cosa. Poi ovviamente saremo aperti finché inizia la scuola, poi l'attività di Tata Matilda continua. Valentina è specializzata anche in arte terapia, musicoterapia. Ah, bellissima. Ha intenzioni, il suo sogno, penso, ne abbiamo, sì, parlato, non l'hai detto, lo dico io, poi correggimi se sbaglio, è un teatro di laboratorio, hai detto? Musicale? Sì,
E comunque, avendo comunque lavorato anche con l'infanzia e essendomi specializzata in musicoterapia, proprio mi piacerebbe creare dei laboratori per dare la possibilità di vivere la musica a tutti in una maniera diversa, che non è quella del conservatorio e quella accademica in cui si è abituati a vedere, ma in una maniera in cui si fa, si crea e si va man mano facendo, che si fa. Vedendo dove si arriva, si vede dove è. E quindi mettendo al primo posto le emozioni che si esprimono con un linguaggio non verbale che è quello della musica. Io veramente sono molto molto contenta, io invito a venire le mamme, veramente, perché questo anno Tata Matilda ha dato la svolta e ti posso assicurare che il mio sogno si sta Piano piano realizzando. realizzando. Sì, E sì, sì. quando è che hai aperto tu? Che anno era? Hai Io ho cominciato con il mio cominciato? progettino nel 2006, se ti dico Perciò. come ho iniziato, un minutino? Sì, Ho certo. iniziato alla ludoteca Il Faro, tutti i sabati mattina andavo con un carrellino della spesa che mettevo dentro dei fogli bianchi, colori, la radio e me ne andavo lì e ho cominciato così, tutti i sabati alle 7:30 del mattino. E oggi Poi invece? Padre Antonio abbiamo parlato alla città dei ragazzi, mi ha dato la possibilità di cominciare e non mi sono fermata più, non mi fermerà E mai nessuno, perché certamente, quando tu fai le cose con il cuore esatto. si continua ad andare avanti. Poi è un posto dove è accessibile a tutti, anche a quelli che dicono io non posso fare questo per mio figlio. Invece venite perché le troviamo la soluzione. In qualsiasi modo i bambini devono tutti poter fare quello che Avere la fanno tutti. Sì, possibilità di vivere un sì, poco sì. più, che purtroppo certo sono spesso nell'ambito familiare circondati da situazioni magari pesanti, pensieri, invece ci vuole un momento se c'è la possibilità di Ma anche in strutture come la inverno, tua. guarda, noi non chiuderemo, Esatto. faremo anche dopo scuola, faremo tante belle cose. Quindi se avete bisogno, se volete venire, anche perché io sempre quando arrivano i genitori mi dicono vengo a prendere Miriam e le dico entra, è là sotto che sta giocando. Se le vanno a prendere loro i bambini, quindi loro possono vedere con i loro occhi che Cosa cosa fanno in fanno e qualsiasi con chi sono i momento bambini in quel e si vede momento. benissimo. Quindi, Poi la collaborazione, insomma, è la fortuna di lei è avere e speciale. trovare persone, infatti, persone. Lei è speciale, quindi io sono convinta e sono contenta che sia arrivata a Tata Matilda. E Benissimo. gli auguro il miglior futuro, perché con me o senza di me, lei ha delle capacità a pelle, è molto sensibile. Lo capisce subito quello che vuole il bambino. Questa è una dote, Sono appunto, che molto, non è molto facile. tranquilla con lei, io lo Esatto. so Quindi che. ha trovato innanzitutto lo studio che ha fatto, è stato giusto per lei. Mi fa piacere perché non sempre è così, purtroppo. Speriamo, te lo auguriamo. Viviana, dobbiamo chiudere. Allora, Nancy, sempre grazie, grazie, ma grazie, figurati, sei un io sono amore, contenta veramente grazie. quando le cose vanno bene, quando c'è qualcuno che dice che riesce a regalare quantomeno ai bambini un po' di gioia e allegria, perché in effetti purtroppo levando poi queste situazioni i ragazzi spesso sono costretti a subire cose che magari purtroppo non gli competono. Quindi per fortuna esistono associazioni come Tata Matilda, ma tante altre a Caltagirone nel circondario, no? Sì, Per dare un sorriso io ai bambini. dico, chi si occupa dei bambini è una persona Esatto, privilegiata, non è di tutti. sono d'accordo. Giustamente avete le mamme che si affidano a voi, che noi E mamme siamo come? pericolose, quindi il fatto Sì. che... Esatto. Bene, grazie Viviana Fernando, Associazione Grazie Tata Matilda, via Madonna della Via 78, sempre aperta, tranne per la settimana di 76, 78, va a te. 76. bene, No, ma perché si là è legge. chiuso, 76. 78 è chiuso, entrate dal 76, altrimenti scavalcate. No, per Benissimo. favore, scappare. Scherziamo, scherziamo, ragazzi, non ascoltate quello che ho detto. Via Madonna della Via 76, sempre aperta tranne la settimana di Ferragosto, grazie a Valentina Calcagno avrete Grazie a modo voi. di anche ammirare la sua allegria e bontà presso l'Associazione Tata Matilda. Grazie. Anzi, prima della pubblicità ascoltiamo queste dichiarazioni di alcuni ragazzi che hanno partecipato a questo evento verso Tata Matilda e poi appunto pausa pubblicitaria. Grazie. Ciao! Siamo il gruppo di Wonderland, abbiamo fatto diciamo, questo servizio per oggi da Tata Matilda. Niente, siamo da parte nostra, siamo un gruppo di ragazzi che fa questo per passione, quindi è recitazione, teatro, costumi, diciamo arte,
dello spettacolo in generale. Lo facciamo per passione, ma stiamo comunque iniziando a prenderlo anche come un lavoro. Infatti, niente, possiamo fare, facciamo compleanni, facciamo queste cose, molto per divertirci. Come vedete, tutto in tema Alice nel Paese delle Meraviglie, revisionato con gli ultimi film di Tim Burton, e comunque per dare un carattere alla storia. E per noi l'esperienza è stata molto bella e divertente, soprattutto perché guardare un bambino che ti sorride in questi giorni, che magari un bambino non è più abituato alla favola, al divertimento, alle cose sane, comunque le cose divertenti di un tempo, mi ricordo anche nei nostri stessi tempi, è un piacere già solo questo. Quindi solo guardare un bambino piccolo che ti guarda sorridendo, felice di giocare e di vedere queste facce, per noi già è un piacere. Grazie a tutti da parte del gruppo Wonderland.